sentiamo. Sotto i banchi subito andiamo. Prova evacuazione. A chiamare l'appello, a verificare che tutti gli alunni sono presenti. Miriam, che fai in caso di terremoto? Apro la porta, scappo e se c'è qualcuno che mi vuole bloccare, io gli do un pugno e vado. Cosa fai in caso di terremoto, Sofia Picarella? In caso di terremoto ci mettiamo tutti sotto il banco. Appena finisce un po' il terremoto, gli apri fila si mettono avanti e dopo lo segue tutta la fila, però tutti in fila indiana. E i chiudi fila controllano se nella classe c'è qualcuno che è sotto il banco. E poi escono pure loro e mettono un segno nella porta. Gli aprifila sono delle persone che sono i primi a mettersi davanti alla fila, che conducono la classe al punto di raccolta. Poi i chiudifila sono le persone che sono gli ultimi e devono controllare che non ci siano bambini rimasti sotto i banchi e devono mettere un segno alla porta. Il punto di raccolta invece è un punto in uno spazio aperto dove non ci siano pericoli come... Giovanni, cosa fai in caso di emergenza? Chi chiami? La so, il manicomio? Dobbiamo chiamare il 118. Se siamo in un bosco e c'è un incendio, dobbiamo chiamare il 115. Invece, se siamo in caso di emergenza e siamo in un edificio, dobbiamo chiamare il 115. E se dobbiamo soccorrere qualcuno, dobbiamo usare la cassetta di pronto soccorso. Scuola più sicura, più dura. Yeah!